In queste ore Vicenza vive una surreale campagna acquisti con i tentativi disperati del sindaco uscente di promettere a destra e a manca posti in giunta. Ecco, io voglio dire una parola di chiarezza: non faremo apparentamenti di alcun tipo in vista del secondo turno. Allo stesso tempo dialoghiamo con quelle forze che hanno espresso durante la campagna elettorale idee e proposte simili alle nostre. A loro formulo un invito trasparente: lavoriamo insieme, specie in vista delle tante sfide che dovrà affrontare l'amministrazione. Spazza via ogni dubbio il candidato sindaco Vicenza Giacomo, fosse mai uscito vincitore dal primo turno delle elezioni comunali, dopo una rimonta che lo ha visto prima raggiungere, quindi superare il sindaco uscente. Attenzione, non è un segno di presunzione, sappiamo bene, spiega fosse mai, che pur straordinario risultato del primo turno non conta il ballottaggio, che è un'altra partita da giocare, ma voglio marcare una differenza rispetto allo spettacolo un po' indecoroso a cui stiamo assistendo in queste ore con il sindaco uscente e i suoi alleati che promettono mari e monti agli stessi soggetti, Claudio Cicero e Lucio Zoppello, che hanno malamente cacciato dalla giunta 4 anni fa per soddisfare gli appetiti e le richieste dei partiti romani, non per caso accorsi a cercare di rianimare la campagna di Rucco. Noi preferiamo manifestare così il nostro rispetto verso i cittadini, chiarendo che se eletto io sarò un sindaco libero che non si fa legare le mani dalle logiche della vecchia politica.